nasce prima di tutto da un contesto, cioè dall'impostazione che si dà al testo che si vuole rappresentare. È un testo che deve presentare personaggi in caricatura, è un testo estremamente realistico, è per esempio tratto da un'opera lirica, da un romanzo, si vuole restituire un'atmosfera, un mondo, quindi su queste tematiche si comincia a idealizzare quelli che saranno le figure che andranno a completare il quadro visivo dello spettacolo. Si passa poi a una forma di schizzo, di disegno, di profilo e di fronte di come sarà questo personaggio, arricchendolo dei particolari. Avrà i baffi, avrà le basette, avrà gli occhiali, avrà un monocolo, avrà il pizzetto, la barba. Tutte queste cose vengono aggiunte in sede di discussione quando si comincia a preparare un allestimento. Poi si passa al lavoro esecutivo. Le marionette sono tutte scolpite in legno, una per una, il che vuol dire per il marionettista sapere che il peso specifico, l'umidità del legname non farà rendere uguali tutti i personaggi, ma un marionettista dovrà conoscere ciascuna marionetta per sapere come essa reagisce quando viene mossa con i fili. È proprio un lavoro di falegnameria, vengono assemblate le parti del corpo, vengono aggiunti gli occhi di vetro, sezionando la testa in due, per applicarli dal retro e fermarli con la cera lacca. Gli occhi di vetro sono un momento estremamente fondamentale perché è il primo imbroglio che il pubblico accoglie. La domanda, come mai quegli occhi brillano sotto la riflessione della luce? C'è una lampadina interna, c'è qualche trucco speciale, mentre non si rendono conto che il primo gioco del marionettista è quello dell'illusione, dare l'illusione perché l'illusione si trasformi o in sentimento o in fantasia o comunque in voglia di abbandonarsi e forse tornare ancora un po' bambini o semplicemente anime pure, come spesso i filosofi indicano per seguire uno spettacolo di teatro d'animazione. Dopodiché si passa alla dipintura del volto e delle mani, mani che devono essere mobili, per poter fare il più possibile gesti non uguali a quelli dell'essere umano, ma che richiamino i movimenti dell'essere umano, considerato il fatto che la marionetta è una metafora, è un simbolo, non è la copia dell'uomo. Si passa poi al lavoro di sartoria, dove vengono confezionate le calze, dove vengono confezionate le scarpe, le parrucche, i gioielli. Le parrucche, per esempio, sono tutte, se parliamo dei personaggi femminili, sono tutte con la riga in mezzo e i capelli lunghi fino alla schiena, e ogni marionettista nel vestirla deve sapere a che epoca si sta riferendo il personaggio e quindi viene o arricciata o abboccolata, a seconda di come il personaggio deve poi presentarsi sulla scena. Fatto questo, si fa la misurazione con i fili per vedere come reagisce il tessuto del costume e come il personaggio può muoversi e occupare un certo spazio in palcoscenico. Questo poi avviene nel momento delle prove, che non devono essere mai moltissime, devono essere complesse perché ogni marionettista sappia dove collocare in posizione il suo personaggio sulla scena, perché non impalli altri personaggi che muovono su piani differenti. Dopodiché c'è un gioco di ritmi e di incastri dei nostri corpacci umani che non devono prevalere sullo spazio del palcoscenico che appartiene solo alle marionette.